Radio Notte Stereo. A mente fredda. Commenti sulla partita dell'Avellino. Le 18 e 31 minuti primi, buonasera da Carmine Losco, benvenuti a Mente Fredda su Radio Notte Stereo. Ciao Cesare, un abbraccio al nostro amico, ideatore di questa trasmissione che ci ha lasciati prematuramente e a cui la dedichiamo giustamente ogni volta. Si è concluso il campionato dell'Avellino, si è chiusa la stagione regolare della Serie C con i biancoverdi che hanno incassato l'ennesima sconfitta in questa stagione, sono 17 se non ricordo male, e quindi si chiude un'annata disastrosa per i lupi. Ne parleremo insieme ai soliti amici, manca un Antonio ma ce n'abbiamo un altro, quindi sostituiamo anche potrebbe arrivare proprio sul filo di lana. Salutiamo Antonio Vistocco, bentornato. Buonasera a voi. Antonio Comella, principino. Buonasera, ciao Cesare. Fiore Carullo. Buonasera a tutti le radioascoltatrici e radioascoltatori, un bacio grande a Cesare. Allora, dicevamo di questa sconfitta, innanzitutto nessuno di noi ha indovinato il risultato, quindi pronostico completamente sbagliato, l'ho sbagliato anche Sandro Urcioli dall'altra parte che saluto. Non ne abbiamo indovinate parecchio. Dobbiamo cospargerci il capo di cenere. Dobbiamo andare a Canos. E neanche nell'ultima gara della stagione regolare l'Avellino è riuscito a regalare una soddisfazione ai propri tifosi. Lo abbiamo chiamato. Io sapevo. Il buon avvocato Rauzzino che ci raggiunge. Buonasera Antonio. Buonasera. E allora dicevamo, stagione che si è chiusa decisamente male, Fiore, un po' come tutta la fase finale, insomma, dopo quella partita col Foggia l'Avellino non ne ha imbroccata più. No, ma è stato veramente un finale disastrosissimo, veramente terribile, unico. Pensa che le ultime 11 gare dell'Avellino, 9 sconfitte, 2 pareggi. Cioè, è qualcosa veramente di incredibile e negativo, ovviamente. Ma che anche il Monterosi è venuto spavaldo sul nostro campo, e tranne che nel primo tempo, dove l'Avellino ha fatto qualche tiro in porta, diciamo così, in porta al Monterosi c'era un certo forte, di nostra conoscenza, che se l'è cavata bene per quel poco che è stato impegnato. E poi, ripeto, un secondo tempo completamente asfittico, senza tiri in porta, senza nulla, dove il Monterosi ha potuto prima passare in vantaggio e poi su un'azione un po' chiacchierata per un presunto fuorigioco che poi si è visto bene non esserci, ha raddoppiato e ha chiuso la gara. Ci sono state forti contestazioni, caro Carmine, come tu sai molto bene, da parte dei tifosi, sia contro De Vito, sia contro Rastelli e ovviamente contro la società diretta o mal diretta da D'Agostino, dobbiamo dire. E ora il campionato è finito, per fortuna, per un punto, Martin perse la cappa, noi l'abbiamo guadagnata questa cappa, però è la cappa solo di una misera salvezza. Ora quello che accadrà lo vedremo. Beh, diciamo che l'Avellino è salvo, il campionato, come dicevamo, si è chiuso ieri, perché questa mattina si discuteva anche di questo aspetto, c'era chi faceva dei conti, ovviamente calcolando lo scontro diretto con il Monterosi, perché sapete che ci sarà probabilmente, o meglio, sicuramente ci sarà una sentenza che riguarda il ricorso presentato per
la restituzione dei due punti da parte del Monterosi, quindi ci sarebbe anche una remota ipotesi che la formazione laziale possa arrivare a pari punti con l'Avellino, ecco, se dovessero darle un contentino, quindi metà dei punti. Però, come dicevamo, si è concluso ieri il campionato dell'Avellino con il KO, i lupini non rischiano in nessun caso i play-out, nonostante i ricorsi ancora in corso di Monterosi e Viterbese dei due punti in classifica, ricorsi che verranno discussi in queste settimane. In un unico caso l'Avellino avrebbe potuto temere i play-out, ovvero la restituzione dei due punti alla Viterbese, un solo caso al Monterosi per avere una classifica con Avellino, Monterosi, Turris a 43 punti, e però, come abbiamo detto, in virtù degli scontri diretti e del che in questo caso vedrebbero l'Avellino a 4 punti insieme proprio al Monterosi, con la Turris che andrebbe a 9 punti, lo scarto reti sarebbe a favore dell'Avellino di un gol. Sempre negativo, perché noi andremo a meno 2, a meno 1 e a meno 2 il Monterosi. Questa è un po' la situazione, ma non voglio dilungarmi più di tanto perché credo che poi, insomma, la faccenda sia stata chiarita, però avendo lì un avvocato molto esperto anche della materia, possiamo dire che poi difficilmente ti danno indietro due punti quando si tratta di ritardi nel pagamento degli stipendi. Credo proprio di sì, è così, è un dato documentale, quindi difficilmente potrà essere ribaltato, a meno che non venga dimostrato che questo ritardo, questo mancato pagamento sia dovuto a causa di forza maggiore o a caso fortuito, che dovrà però essere dimostrato, perché l'onere della prova incombe su chi va a invocare questo beneficio per essere rimesso nei termini per gli adempimenti fiscali e di stipendi. Quindi io credo che sarà oltremodo difficile che possa avvenire, come dire, un ribaltone particolare rispetto alla classifica che il campionato ha stilato in maniera definitiva, visto che gare non ce ne sono più. Che dire, fortunatamente questo campionato finalmente è finito, questa sofferenza, questo tormento interiore fa parte di un ricordo che spero possa essere foriero di crescita, nel senso che tutte le brutte esperienze della vita non devono essere fine a loro stesse, ma devono essere, come dire, di insegnamento per il futuro, per poter ricavare, come dire, esperienza, elementi fattuali e di conoscenza che possano essere utili per evitare il ripetersi di siffatte situazioni. Saremo capaci di fare questo con questi soggetti che già da 3 anni sono in queste situazioni ambientali, logistiche e di competenza calcistica? Io lo spero sempre, perché da tifoso dell'Avellino tu confidavi sempre nei playoff, io confidavo sempre nella salvezza e ho raggiunto il risultato che speravo. Adesso confido nel fatto che vi sia un ravvedimento generale e un ritorno a una razionalità di gestione che sia davvero imprenditore. Avviare una programmazione seria, dicevamo anche nelle scorse puntate, significa affidarsi a persone professionalmente qualificate, insomma gente competente nel settore, perché è vero che nel calcio, insomma, strada facendo si può migliorare, ma hai bisogno di chi ti aiuta poi a migliorare. Antonio Vistocco, innanzitutto so che stai preparando delle cose nuove a livello editoriale, poi magari se ci vuoi anticipare qualcosa, anzi se vuoi puoi farlo subito, poi entriamo nel merito dell'Avellino. Ma la prima è che tra un mese siamo online con una nuova testata che è Erpinia Break, una nuova testata su Avellino. Un'altra cosa la stiamo preparando, ma è top secret, è un lavoro sulla storia dell'Avellino Calcio, ma poi ne discuteremo su settembre. Ma mi volevo un attimo associare a quello che ha detto Fiore e a quello che ha detto l'avvocato Lauzino, nel senso che secondo me questo sconquasso, si può dire sconquasso? Sì, penso proprio di sì. Nel dizionario italiano è presente questa presente. Una cosa che piacerebbe a Fiore, questa caporetto che noi abbiamo avuto senza il generale Diaz che ci ha salvato, perché non si sa chi ci ha salvato,
nasce secondo me, ma per dirlo alla Fiore devi essere anche teatrale nella gestualità, devi anche impostare la voce, perché solo la citazione è convincente proprio quando lui si presenta in questo modo, è tutta una mimica anche facciale. Credo che i problemi dell'Avellino nell'ultimo periodo, che ha fatto 4 sconfitte consecutive, pareggio a Taranto e 4 sconfitte consecutive, nascono da quella vittoria allucinante finta col Crotone e le due molto fortunose con Foggia e Giugliano, dove le trombe della pubblicità strombazzavano playoff, Serie A, Champions League, Europa League. Dopodiché da lì secondo me non si è capito nulla. E un'altra cosa che non abbiamo capito, e che forse voi che siete più esperti avete capito, come si è rotto lo spogliatoio nei confronti dell'allenatore, perché io ieri ho visto la gara e a parte un tiro che noi abbiamo fatto, che era smesso, ma sembrava l'amichevole del giovedì, sì. I giocatori ormai, a mio parere, giocavano contro l'allenatore. Qualcuno dirà non è vero, queste sono cose. Io ho visto che i giocatori sono 9 giornate che all'allenatore non lo pensano proprio, questo l'ho visto dall'esterno. Quindi qual è la causa che si è rotto questo spogliatoio? Bisogna questo vedere. È il problema serio, bisogna vedere, perché... forse sarà l'acqua troppo calda della doccia, o troppo fredda, forse non era, come dire, a temperatura adeguata per... ma sarà anche il campo sintetico, chiudo un attimo. Quindi abbiamo detto, tranne il pareggio di Taranto, noi abbiamo fatto 8 sconfitte, di cui poker 4 e poker 4 consecutive. Ma secondo me manca il tempo di Geretto, si vede una cosa del genere, per citare un grande allenatore, o no, Principino, o mi sbaglio? Ma non bisogna meravigliarsi di tutto ciò e di quello che è accaduto. Questo è iniziato dal giorno in cui questi signori hanno messo mano ad essere a capo di una società che teneva una storia, e questi qua, quest'anno, proprio l'hanno infangata, perché risultati del genere per uno come me, che dal 1955 ha messo piede nel campo sportivo di Avellino per assistere allora alla quarta serie con Nannita Abate presidente, non abbiamo mai avuto una squadra del tutto proprio inefficiente. Si è dimostrata tale e calcisticamente ha infangato tutto quel buon nome che noi avevamo conquistato. D'altronde poi dobbiamo dare atto anche a coloro che sono stati, hanno fiancheggiato questa società, quando si sono presentati in una conferenza stampa per presentare il progetto del campo sportivo, e hanno detto noi in 4 anni, qualcuno domandava 4 anni che cosa significa, che andremo in Serie A. Parole del sindaco Fessa, queste sono le parole e naturalmente le promesse fatte sin dall'inizio con il signor D'Agostini, che lì ridevo insieme all'ingegnere che prospettava il progetto. Questa è la cosa più squallida e ridicola che io abbia mai assistito. Per cui, caro Antonio, Ravuzzino mi conosce, lo stesso Fiore che mi hanno seguito, io ho sempre detto che questa è una società che è partita talmente male, perché quando si pensava all'organigramma di quello che doveva essere la squadra, il direttore sportivo, la prima cosa che si è detto qui dentro, si doveva innanzitutto pensare a un organigramma a livello societario, cosa che non è mai successo, e sono 3 anni, questo adesso andremo a fare il 4° anno, per cui se non si dovessero mettere mano a determinate persone che possono dare consigli a questa società incompetente e incapace, io li ringrazio per il loro impegno a livello economico, per l'amor di Dio. E questo non può essere una giustificazione per coloro che dicono questo ci ha rimesso i soldi ci hanno rimesso tutti. Qua abbiamo disputato partite, abbiamo disputato campionati di Serie A e di Serie B con gente che non aveva niente, a differenza di questi signori, per cui ti lascio immaginare. Tutto ciò dipende da chi viene composto l'organico società, che è la cosa più importante. Tu dicevi il fatto dell'ambiente, io quante volte ho detto che qua, oltre ai fattori fisici atletici, c'erano fattori ambientali che nessuno è venuto fuori a dirli. Questa è la verità,
Carandò. Eh beh, perché insomma mancava chi potesse gestire una situazione del genere, perché è chiaro che bisogna avere sempre il polso della situazione, questo lo fanno quelle figure che sono venute meno, anche perché il direttore sportivo è sparito dalla scena, quindi non io mi non voglio augurare che punto... ecco, che vada via, perché veramente di debito ce n'è. Ne abbiamo le tasche piene che non ne possiamo. Ma parliamo anche del direttore sportivo, parliamo di uno che indirizzasse la società ad avere e collegare i rapporti tra tifoso, società e squadra. Questo è quello che veniva a noi. Non abbiamo un addetto stampa che possa naturalmente organizzare. Metà trasmissione se n'è andata, quindi vi prego di essere un pochino più. Ho detto solo che il direttore sportivo deve essere il primo passo, caro caro, per la ricostruzione, la sostituzione del direttore. Allora, Ginetto Borriello scrive: io vorrei sapere come sta d'animo il principino. A me già lo sa perché ha letto le mie esternazioni. Lo so. Quindi, io come stai, Dani? Io purtroppo non dico come te, ma quasi. I lappazzi tu li conosco molto bene. Però ogni tanto vieni inzuccherato da qualcosa esterno. Queste sono lappazzoni, non lappazzi. Lorenzo Panarella, buonasera, grandi da Civitavecchia avvelenata. Siamo avvelenati un po' ovunque, caro Lorenzo, un abbraccio a te. Luigi Franco Zarrilli, buonasera. Se Rastelli fosse stato coerente avrebbe dato le dimissioni, avrebbe potuto dire tutto ciò che gli passava per la testa. Probabilmente la coerenza non fa parte della sua personalità, ma qui ci sono in ballo, però lo sai benissimo Luigi, no? Che ci sono in ballo un bel po' di soldini. Antonio Maffei, e poi la faccenda Rastelli è legata anche allo staff, perché ti liberi da una società e porti con te tutto il gruppo di lavoro, è normale che poi devi garantire anche gli altri e questo poi ti porta ad irrigidirti nella tua posizione. Preparatura anche se personalmente io mi sarei aspettato le dimissioni di Rastelli già da qualche settimana, perché la sensazione di Antonio Vistocco è quella che abbiamo avuto un po' tutti, no? Di una certa anarchia che regnava all'interno dello spogliatoio, al di là di quelle che poi erano le scelte fatte comunque dall'allenatore. Ma basta vedere il secondo gol di ieri per capire che erano tutti lì ad aspettare passaggio per dire vai in porta e tira, poi insomma giochiamo senza portiere, non fatemi dire altro perché io sono avvelenatissimo sotto questo aspetto. Saluto Antonio Maffei che a sua volta saluta tutti noi. Nella Race sarebbe una beffa per il Monterosi ormai salvo, e infatti per il Monterosi è meglio che si chiude così la faccenda, però è chiaro che a questo punto è la Viterbese, Caranella, che sta premendo di più, perché potrebbe usufruire di questi due punti e quindi giocarsi il play-out a quel punto proprio con il Monterosi. Alessandro Clemente, ciao Cesare, manchi tantissimo, che annata deludente, società latitante e inconcludente. Amico mio, manchi, e a tal proposito salutiamo anche Concetta Biondi che aggiunge: che tristezza, manca troppo. E noi, come abbiamo ricordato, questa è una trasmissione dedicata al suo ideatore, cioè Cesare Ventre. E ancora, ma il premio salvezza, chiede Antonio Festa, Antonio Vistocco, questo premio salvezza che fine ha fatto? No. Lo danno. Una volta c'era l'Ipercop. No, lo daranno. Io direi una bella colomba. Lo daranno lo stesso. Una colomba pasquale, bauli, quelle riciclate. Colomba è scaduta 3 anni fa. Loredano Valentino dice: io direi di aprire la campagna abbonamenti a metà maggio, e poi aggiunge un ulteriore commento: miserabili, insomma, per dire che veramente qui c'è una delusione enorme da parte dei tifosi, perché sì, ma questa vicenda è fine a giugno, che fa? Anche perché vedi, ieri non era chiara la situazione. Se a determinare poi la classifica avulsa sarebbero stati prima lo Scartoriti oppure lo scontro diretto tra le squadre a pari punti. E quindi in questo caso è sempre nella classifica avulsa, parliamo di pari punti, perché la Turris viaggiava su altre cifre, ben 9 di punti se non ricordo male, quindi è una cosa
che ci fa capire quanto disastroso sia stato il cammino dell'Avellino anche con le piccole squadre, certo, soprattutto. Allora, Salvatore e Beatrice volevano retrocedere e non ci sono riusciti. Possibile? Lo chiedo ad Antonio Rauzzi. Hanno sbagliato i conti. Hanno sbagliato i conti. Se questa era la volontà, evidentemente non sono stati capaci di controllare tutti gli aspetti, per cui evidentemente il contrasto spogliatoio allenatore non è stato sufficiente, neppure con l'aggiunta esponenziale dell'incapacità dirigenziale della direzione tecnica. Evidentemente doveva mancare qualche altro elemento che invece è sempre stato presente, rispetto al quale io credo di poter esprimere un plauso infinito e encomiabile, che è la componente dei tifosi, certo, i quali, nonostante i dispiaceri, i tormenti e anche le delusioni totali e complete di quest'annata, non hanno mai mancato di sostenere la maglia biancoverde, i colori biancoverde che appartengono al nostro cuore come al loro cuore, e credo che questo sia stato l'unico elemento che abbia potuto essere da spartiacque rispetto a una retrocessione e un mantenimento della categoria. Però a tal proposito, fammi dire, io la settimana scorsa avevo invitato i tifosi, per l'amor di Dio, condivido pienamente tutto ciò che ha detto l'avvocato Rauzzini per quanto riguarda la parte della tifoseria, però un rimprovero glielo devo fare, perché io dissi la settimana scorsa di non entrare nello stato e per poter fare, pure ero d'accordo, ti ricordi? Eppure io ero d'accordo. Poi qualcuno appena dopo la partita, Carmine, mi ha scritto e ha detto avevi ragione, forse era meglio certo, perché si dovevano evidenziare le facce che hanno fatto sì che questa città e questa tifoseria fosse mortificata da uomini che ieri non hanno avuto neppure il coraggio, se ne sono andati perché il fatto per loro non contava niente, senza sapere che la gente lì fuori piangeva, perché ho visto delle persone anziane che piangevano veramente, gli piangeva. Franco Chiusano, ieri sono rientrato da Londra, sono andato allo stadio, incredibile, non ci credevo, l'unico a provare a fare qualcosa Tito, non so che commentare, l'unica cosa, avrei preferito contestazioni a fine partita e non durante, capitolo chiuso. Salutiamo anche Mario De Vito che ci sta seguendo. Mario De Vito è il coiffeur del nostro principino. Mario De Vito. Ciao Mario. Vuoi dire qualcosa? Ma è uscita una foto importante. No, grazie per le foto che mi mandi. Vabbè, cerchiamo un po'. Anche di... per i filmati, penso. Un momento di leggerezza. Anche per i filmati. Anche per i filmati, Sei la beltà degli uomini. Antonio Festa, D'Agostino deve rescindere i contratti di tutti e poi portare dal sindaco la società. Aggiunge Salvatore. Chi se la prende? Beatrice. Chi la prende? Insomma, è una cosa facilissima questa, diciamoci la verità. Anche perché lui deve rientrare da parecchi soldi tirati fuori. No, vabbè, ma abbiamo visto quanto tempo ci è voluto per mandarne via una parte. Quindi pensate che adesso rientrerà anche quella parte, insieme a quelli attuali. Ma deve avere perlomeno il coraggio di venire fuori anche il sindaco a smentire tutto ciò che lui aveva promesso. Perché lui era sicuro, tranquillo, che questa società potesse arrivare a determinati traguardi. Nel giro di 3 anni, 4 anni, noi siamo nelle stesse condizioni, forse peggio. Principi, ma il sindaco scrive, la società ieri col comunicato ha parlato solo per la stampa, se ho letto bene, sì. In pratica ha imposto il silenzio stampa per evitare di commentare a caldo gli ultimi fatti e quindi di rimandare il tutto poi alla ripresa degli allenamenti prevista per il 3 maggio. Giuseppe Festa, la cosa che mi fa più rabbia è che un imprenditore della nostra terra ci fa fare queste figure a livello nazionale. Un saluto a tutti voi e sempre Forza Lupi. Effettivamente ieri ho letto posti incredibili da tutta Italia, perché noi siamo diventati la barzelletta in questo momento della Serie C, ma principalmente, principalmente della Campania, Carmine. Beh, è chiaro che quando noi adesso pensiamo a una rivalità ancora con la Salernitana, che adesso è avanti anni luce,
E ci mettiamo nel ridicolo. Nel ridicolo. È inutile che andiamo a pensare alla storia o ad altro, che pur essendo importante, e io sono il primo a sottolinearlo ogni volta, però in questo momento non c'è assolutamente paragone, insomma, non c'è partita, che possa... non ma c'è... immagino un po' che queste squadre che adesso giustamente ci sfruttano, naturalmente sono quelle squadre che venivano qui a fare l'allenamento il giovedì con la Velli. Immaginano un poco dove siamo arrivati. Oggi purtroppo siamo forse a livelli più bassi di loro. Questa è la realtà. Emanuele Volpe scrive: quando è ritornato, belli capelli, eravate contenti, io no. E beh, io sono sincero, a me non dispiaceva, tra le varie opzioni che erano state presentate e prese in considerazione, Rastelli era una di quelle che ci potevano stare, ma per i trascorsi di Rastelli e perché era uno che conosceva l'ambiente. Il problema, oltre all'allenatore, è anche aver avuto una squadra non all'altezza, una società completamente assente che ha detto che vuoi questo, ti dobbiamo dare questo, e insomma lo hanno messo nelle condizioni di lavorare, ma poi è stato un po' abbandonato a se stesso, no Antonio Vistò? Ma sai qual è il problema? Essendo che la società, abbiamo visto che in questi 3 anni sono poco esperti della materia, secondo me gli hanno fatto credere che prendendo Rastelli loro facevano un campionato di vertice, quindi hanno assicurato di tutto di più, perché noi a questa società tutto gli possiamo dire, ma i soldi sulla bancone li hanno messi, ecco. Qua c'è il sangue, qua c'è il sangue che scorre, voglio dire. Di D'Agostino, che come diceva il mio presidente Antonio Galindo, urulur o senti chi lo sente, voglio dire. Cito questa cosa. No, ma c'è noi i soldi. Il problema è che loro, qualcuno gli ha fatto credere che prendendo Massimo Rastelli giustamente facevano un campionato di vertici. Io credo che l'allenatore, chiudo, non conosca più il campionato di Serie C, il girone meridionale, venga e secondo me è arrivato anche con troppa arroganza, perché io vedevo le conferenze stampa, sembrava il Klopp della Serie C, con tutto il bene che noi vogliamo a Rastelli, ma secondo me non ha calcolato bene il botto. Io la vedo così: lui non ha calcolato bene dove andare. E poi, secondo me, gli è sfuggito a un certo punto completamente il controllo della squadra. Tutti ponevano una certa fiducia, io per primo. Nutrivamo una certa fiducia, ma perché ricordavamo una persona di Rastelli, perché lo conoscevamo sul piano calcistico, che per quanto avesse potuto far male nelle altre volte, però lo conoscevamo perché veniva un uomo, un calciatore che ad Avellino già conosceva l'ambiente e già sapeva effettivamente quali erano le intenzioni di questo ambiente, perché in questo ambiente quello che manca è la sincerità di voler dire determinate cose. Se noi non possiamo raggiungere determinate cose, è bene che lo vengano a dire, caro. Questa non è una giustificazione, il fatto di mettere i soldi, però non puoi venire a dire oggi, caro D'Agostino, che noi in 3 anni potremmo raggiungere la Serie B, la Serie A, rispetto alle altre squadre, perché abbiamo i soldi, per l'amor di Dio, ma spesi nel modo migliore, con gente che ti sappia indirizzare, ti sappia guidare. Quello è quello che non ha saputo fare, perché è inutile giustificare questa società sul fatto che ci ha messo i soldi. Non è una giustifica questa. Loredano Valentino: stanotte ho fatto un sogno, il 3 maggio D'Agostino porta la squadra al sindaco e poi viene pregato di ripensarci un'altra sceneggiata, vedrete, sarà così, e diranno abbiamo solo lui, sostenetelo e abbonatevi, io personalmente non farò mai più l'abbonamento con questa società. Pietro Gaeta: questa società rispecchia la politica irpina. È quello che abbiamo sempre detto noi. Ma vedi, lo stesso sindaco, la città principalmente, la politica. Un attimo su. Lo stesso sindaco sta dalla parte di D'Agostino, non dimenticatelo mai. Signori, fra 9-10 mesi, massimo un anno, si rivota da Avellino ed è una votazione molto importante. Ma dipende, dipende. Tutto dipenderà dalla gente. Perciò, però
si vota. Sì, sì, caro Brigitte, ma si aggiunge, non c'è nessun fisso che andrebbe poi a prendersi una società con questi debiti. Ma da così devi avere il coraggio di come. Lorenzo Panarella, opinione personale, noi ce la prendiamo con questo, con quello, ma il problema vero è la mancanza di una vera società che non ha neanche che abbiamo sostenuto più volte, che naturalmente ci mette la volontà, buona volontà, nessuno lo mette in dubbio, no? Perché poi gli investimenti si fanno, vedo che scuote la testa, nemmeno no, la buona volontà. No, sinceramente, visto che no, no, non è questo il punto, secondo me, voglio dire, una trasmissione che continua sul trend ormai, posso dire, storico di quest'annata, ormai sì, diventa anche sterile, diventa anche stancante. Io credo che, tenuto conto del risultato ormai acquisito sul campo, si debba già guardare avanti. Allora, io credo che bisognerebbe discutere adesso invece di quello che possono essere dei punti di partenza rispetto a quest'annata che avrebbe dovuto insegnare alcune cose, tenendo conto di tutte, gli elementi. Io vi dico una cosa su questo, no, un attimo, su questo siamo d'accordo, però teniamo presente che siamo a lunedì ieri abbiamo pianto, ma sentite, non voglio dire il morto perché ci siamo salvati. Volevo dire all'amico caro avvocato Rauzì che adesso, se non c'è questa conferenza stampa, non che sai io cosa mi aspetti, devono giustificare, devono dire quali sono gli obiettivi per il prossimo anno, non principi, perché su queste cose mo devono venire fuori. Sarà il 3 maggio, se ne parlerà a giugno. No, quale giugno? Sì. A giugno le squadre già sono fatte, principi. Ma io mi auguro, ma perciò ti dico. Se allora, tu adesso non inizi a indirizzarti verso le persone, e parlo di direttore sportivo, direttore generale, preparatore, allenatore, coloro che effettivamente possono rappresentare, tutto l'equipe devono rappresentare degnamente. Vi voglio bene. Cioè, se ripetiamo sempre le stesse cose, ora le ragioni. No, però dobbiamo attendere qui. Però, vero, Antonio? No, ci può stare il passaggio su quello che è accaduto ieri, su quello che poi ha detto la classifica, perché stamattina si rincorrevano voci di un possibile coinvolgimento con una remotissima ipotesi dell'Avellino ancora nella zona play-out. Abbiamo sgombrato il campo da dubbi, anche perché servivano chiarimenti sotto questo aspetto. Abbiamo compreso bene qual è la situazione, però adesso dobbiamo comunque guardare avanti. È vero che sarà importante questa conferenza stampa, perché da lì poi si capiranno tante cose, però già adesso noi ci vogliamo augurare che stiano al lavoro per programmare il futuro, anzi non da adesso ma già da un po' di settimane, perché noi abbiamo vissuto una lenta agonia e poi alla fine abbiamo detto meno male che è finita questa stagione. Geremia Niespolo, tutti colpevoli e calciatori senza dignità, sforzo a pensare chi di questi inetti possa indossare in futuro la nostra gloriosa maglia. Buona serata a tutti voi, non è facile. Buona serata, Geremia. Chi vorreste salvare di questo Avellino? Una domanda. Carmine, una cosa che volevo dire, come dice Antonio, guardiamo avanti. Allora andiamo un attimo, diamo due o tre notizie al volo. La società, sicuramente il telefono di D'Agostino è caldissimo, perché direttori sportivi, procuratori staranno chiamando per... Allora, l'allenatore è quello che più è in difficoltà per mandarlo via, perché l'allenatore è quattro personaggi in lo stato che stanno con lui, con le cifre che noi sappiamo, quindi forse cambierebbe, utilizziamo sempre il condizionale, devito. Forse solo il direttore sportivo. Si parla di Salvini, direttore generale del Siena, che porterebbe Tarantino, l'ex giocatore del Napoli, come direttore sportivo, roba vale. Però il giocatore, e chiudo, come dici tu, chi salveresti, dipende dall'allenatore che prendi, perché se prendi il mago Ezio Capuano, che io conosco bene, che frigge con l'acqua minerale, ti può recuperare molti di questi qua. Sì. Se rimane l'allenatore, io penso che quelli con cui lui è andato in bagarre, perché l'abbiamo non li visto puoi tutti, più tenere. Non li puoi più tenere. Però io credo che forse cambierà solo il direttore sportivo. Pure io, e i nomi sono questi qua. Poi ammesso che dal cilindro non esca qualche altro nome. Ma l'importante è che ci siano persone che naturalmente abbiano conoscenza non limitata
a Casoria, a Frattamaggiore, questo Salvini è bravo, questo Salvini. Ma che abbiano conoscenza del tutto a livello nazionale, perché le squadre, tu mi insegni e tu hai fatto questo lavoro, le squadre si compongono attraverso conoscenze calcistiche. Ma Salvini è quello del miracolo, questo è quello che Salvini mi fu presentato, siccome noi abbiamo dei rappresentanti ad Avellini degni, degnissimi di poter fare determinate cose, perché non li sfruttiamo. Io mi accontenterei anche di competenza a livello regionale, perché guarda che qua in Campania ci sono persone in gamma. Abbiamo persone in gamma, ma soprattutto abbiamo materiale umano. Carmine, soprattutto, e chiudo, che conoscano il girone meridionale di Serie C, tornare a fare a PAOF, quindi non serve, non serve conoscenti a livello nazionale. Perché io quello che dico, Massimo Rasselli, che è un grande allenatore, ha fatto per adesso Serie A e Serie B, ma non si ricordava più, lui non sapeva il giocatore avversario della Serie C, lo Fidelissante. O meglio, conoscitori a livello nazionale. Vabbè, comunque, fatemi salutare Alberico Turi. Che ciao, Alberico, saluta noi, un vero parterre di lupi, complimenti. Grazie. Alberico, lui è tifoso Alberico della Juve Stabia, quindi però è interista, pure interista fondo in fondo, però non me l'hai mai detto Alberico, Carmine, come detto, perché Carmine Uscio è per l'Inter, quindi. No, io attenzione, no, io siamo un'altra diatriba, no, a livello io sono simpatia, un simpatizzante del Milan, che significa? Perché sennò dice quello, quindi c'ha... qui al tavolo abbiamo due milanisti, abbiamo detto ieri siamo due simpatizzanti, però fatemi dire, la fede calcistica è una sola, c'è anche il regista, per quanto mi riguarda la fede calcistica è solo bianco-verde, io sono solo Avellino. Io sono la Serie C. Io simpatizzo per il discorso che facevamo prima. Purtroppo, qua siamo tornati ai primi anni 70, siamo lontani anni luce da quella categoria, e quindi una simpatia ce l'abbiamo pure noi. Qual è il problema? E allora Matteo Manzo, era meglio retrocedere in Serie D, partire da zero, soprattutto per i contratti di quelle specie di calciatori, questo avrebbe agevolato il compito, ma poi tornarci dalla Serie D alla Serie C sarebbe stato un altro bagno di sangue, credimi, perché ci sono squadre organizzate, e lo abbiamo capito anche noi, no? Quando abbiamo vinto il campionato, diciamo, nelle nostre due esperienze in Serie D non abbiamo avuto vita facile, quindi ci è voluto qualcosa in più per vincere il campionato. Sempre conoscitori della materia, soprattutto perché in Serie D devi schierare gli under e devi conoscere i ragazzi, i giovani. Con questa proprietà il calcio ad Avellino è finito, rassegniamoci, scrive Ermelindo Romano. Nella Race il problema è che i nostri tifosi si prendono la briga di andare a commentare sulle pagine delle altre squadre in nome della storia del blasone. È normale che si tolgono i sassolini dalle scarpe. Questo è un altro problema, noi dobbiamo essere... Non vivere di ricordi. Faccia alla realtà, la nostra realtà in questo momento dice che siamo in Serie C, la storia è lontana, lontanissima. Ma noi manchiamo dalla Serie A dall'88. Sì, io sento ancora 35 anni. Io sento ancora parlare di Serie A con tutto il bene come se fosse ieri. Ma io voglio capire una cosa, però adesso lo devo dire, è passato il tempo, sono andate via e spassate a miglior vita tante di quelle persone che hanno scritto questa storia già da anni, quindi immaginate un po' quanto tempo sia passato. No, io come ho elogiato la tifoseria volevo fare un richiamo alla stessa, che non è quello che ha fatto il principino, è un discorso di capire che siamo una realtà cittadina che è di basso livello, con tutto il rispetto, nel senso anche come capacità di popolazione, quindi come bacino di utenza, non siamo appetibili come una città come può essere Napoli o Salerno. Quindi noi dobbiamo calarci nella mentalità che le nostre categorie possono essere queste, la Serie C se riusciamo a mantenerla, sperando di poter andare in Serie B, ma andare in Serie A significa avere un bacino di utenza, perché non è più il calcio di una volta, oggi il calcio non è più sport, è business. Se tu non hai un'utenza che ti consente di essere appetibile per le televisioni e per tutti gli sponsor,
tu non ci potrai mai andare, no, anche se hai un... Non sono d'accordo. A meno che non hai la capacità di acquisire, di fare acquisire la proprietà a uno sceicco, come è capitato a Parigi. Una città come Parigi, caro Principino, era zero a livello francese. È diventata importante quando è arrivato uno sceicco. Altrimenti una città come Parigi era zero. Avvocato, non sono d'accordo, perché noi in Serie A... Ma era un accidente. Non ho capito. Principino, concludi perché abbiamo pochissimo tempo. È perché in Serie A abbiamo dimostrato che in proporzione di abitanti, non mi fate incazzare, noi in proporzione di abitanti eravamo superiori a Napoli. Addirittura con... Sì, ma, te lo dico io, sì, con la Serie A. Ma sta dicendo che erano altri tempi. Ma i tempi possono... Lui, se c'è una tifoseria, c'è un entusiasmo che si crea come si era creato negli anni 80. È bello mio. Ma Avellino, dimostrate che quando vuole si unisce Provincia e fa più spettatori degli altri. Questa è la realtà. Avvocato, forse lei ha vissuto negli anni... Negli anni miei, l'avvocato. Allora raccontaci cosa ti ha detto Franco Landi. Che cosa? Franco Landi, cosa ti disse? L'unico rammarico che teneva è quello di aver lasciato, che quando Sibilia gli domandò, dice: Franco, che ne pensi della partita del derby Napoli-Avellino? Sì. E Franco disse... Avellino era in lotta per Avellino, il posto in Europa. Avellino stava, ecco, e il Napoli stava per retrocedere. E Franco disse: è il momento giusto per poter acquisire un 2.000-3.000 spettatori da Napoli, minimo. Perché l'Avellino avrebbe potuto... Avrebbe naturalmente acquisire altri 3.000-4.000. Invece Franco Sibilia gli rispose: beh, io gli ho dato la parola. E quanto finì la partita? 2-3. E poi 2-3. Sempre questi 2-3, no? Questi 2-3 sono risultati... Ma che dico questo pensare. Perché... ci fu un giornalista nazionale a livello di Gianni Bre che pubblicò sulla Gazzetta dello Sport mettendo a confronto Avellino e Napoli. Mentre ad Avellino 1 su 5 andavano allo stadio, a Napoli era 1 su 10. Capito, al volo la soluzione. Quindi ti ho detto tutto. Per fare quello che diceva Antonio, metto assieme d'accordo Fiore e Eco. E come ha fatto il Frosinone, che non è sacra, devi fare lo stadio nuovo, in questa ragione D'Agostino, perché tu non hai qui la potenza politica di una volta e la grande imprenditoria. Serve lo stadio nuovo. Il Frosinone con lo stadio nuovo ha fatto 2 volte la Serie A e non è stata... E la torna a fare di nuovo. E la torna a fare di nuovo. Se tu non fai lo stadio, anche perché il Partenio, con tutto il bene che vogliamo stare, è obsoleto. Lo stato giusto, obsoleto. Se tu non fai lo stadio nuovo, la Lega non ti fa mai... si può dire a questo, non ti fa manco andare sopra. Ma sono perfettamente d'accordo. Questo, ma questo perché questo la società ha ragione, serve lo stadio nuovo. Quanti soldi ci vogliono? Non parliamo dello stadio perché poi andremo... Ho capito, no, ma io dico serve lo stadio nuovo perché col Partenio che abbiamo faremo sempre questo, perché sennò andremo in altri argomenti. Siamo addirittura d'arrivo, ho stoppato prima l'avvocato, forse voleva aggiungere qualcosa in riferimento a quello del principio. No, assolutamente, sono però questa storia del Napoli la sapevi. Voglio dire, se la situazione è questa, ha fatto l'esempio proprio dalla partita, l'Avellino stava per andare in Europa, il Napoli stava per retrocedere, però la storia che cosa ha dimostrato? Che Avellino è rimasta nel suo ambito, nonostante la politica di un certo tipo che ci poteva tutelare. Appetibile è stato sempre Napoli, e tant'è vero che Napoli è stato comprato. L'Avellino come mai, che è pure in una situazione prossima alla decozione, se vogliamo usare questo termine, come mai non è appetibile? Perché non viene nessuno? Io questo chiedo. Perché? Perché la città di Avellino, come utenza al campo, massimo può portare 2.000 persone. Il campo si riempiva perché veniva la provincia, ma per spostare una provincia ci vogliono soldi, ci vuole una ricchezza che deve essere in mobilità, un'economia che si muove, che non c'è più. Creare i presupposti per far venire la gente. Avvocato, io ho fatto abbonamenti a Foggia, a Cerignola, ho fatto gli abbonamenti per Nocera, tutto il Cipino, però ha ragione l'avvocato, c'era una ferrovia, c'erano i pullman, la mobilità funzionava, c'era anche una disponibilità economica, perché una persona di Bisaccia oggi che deve scendere alla Avenida deve affrontare 100-200 euro di spese, e ci sta questa disponibilità economica, c'è l'economia in città, perché l'economia del territorio. Non dovete scordare che il calcio è espressione dell'economia
l'economia del territorio. Ci sarebbe pure, ma con una squadra che ti invoglia. Oppure devi avere capitali esteri, nel senso fuori del Io parlo così perché l'ho vissuto da vicino. Non abbiamo più tempo, però voglio leggere velocemente. Emanuele Volpe dice: ma DG e DS di Avellino che ne pensi? Avvocato Maglione DG? Lo chiedo a voi. Sì. No, per me deve andare via De Vito. Ciccio Francesco Maglione. Sì. Francesco è già stato anche ad Avellino, conosce anche lui l'ambiente. Non so se riesce a trovare un equilibrio con la società. Per me Salvini pure. Lorenzo Panarella, il 3 maggio deve avere già gli uomini giusti al posto giusto e già i giocatori se sono seri. Federico Abbondandolo, ciao Carmine, un saluto a te al Principino, finalmente voci libere, grazie. Tu sei una di quelle voci, fatemi fare i complimenti a Federico, con il quale abbiamo lavorato proprio lì allo Stadio Partenio, no? Ricordi Federico in tempi non facili. Maglione è un altro appezzottato che conosciamo molto bene. Principino, non diciamo queste cose. No, io lo voglio dire, io non ho timore di dire, come lo dissi pure all'altro direttore sportivo. Non ti posso consentire di dire queste cose, sai che ti voglio bene, però queste cose non le possiamo dire. Io lo posso dire, io me lo posso permettere, perché è venuto a fare solo carcere. Ma vi invito a fare un passo indietro. Io ti dico che purtroppo io li conosco molto bene. Questo signore è venuto a fare. Lo conosco bene pure. Non credo che sia come lo stesso. Però puoi essere non d'accordo. Come lo stesso Fedele che ad Avellino ha fatto male. Ti posso fare i nomi e cognomi di dirigente. Ma sicuramente tu puoi dire lo stesso fatto male. Però ricorda che Maglione ha vinto anche un campionato. Uno avrà tutte le opinioni di questo mondo, però un campionato. Vabbè. Comunque chiudiamola qua, perché è un parere tuo che rispetto, però evitiamo di apostrofare le persone che sbagliate. E allora siamo ai saluti finali. Finalmente, dice Sandro Urcioli. Saluto Antonio Rauzzino. Antonio, cosa ci auguriamo per il futuro, proprio in chiusura? Che cosa ci possiamo augurare? Il bene e la buona salute di tutti noi, e soprattutto nel ricordo perenne, imperituro di Cesare, che ringrazio ulteriormente perché è stato lui che mi ha veicolato in questa trasmissione e gliene sarò sempre grato, perché mi ha dato la possibilità di esternare un mio orientamento, un mio pensiero su quella che è la mia fede sportiva, che è soltanto bianco e verde, nessun'altra. Ci vuole dare nessun'altra. Una botta a noi di Milan e Inter. La mia fede è bianco e verde, il resto è aria fritta. Posso durante la partita simpatizzare per l'uno per l'altro, ma non mi tange più di tanto. Io soffro solo quando vedo la maglia bianca verde e basta. Sai a che ora sono andato a dormire stanotte? Alle 4, per colpa dell'Avellino, perché non riuscivo a capacitare. E quindi io non volevo chiudere soltanto, ringrazio tutti quanti, anche voi qui, e soprattutto Alessandro, che ha continuato anche lui con fermezza e con rigore la trasmissione, nonostante la grave, gravissima perdita della persona di Cesare Venti, a cui va un ulteriore mio bacio. Vabbè, in chiusura. Un binomio inscindibile. Antonio Vistocco. Niente, possiamo solo augurarci. Voglio dire, io credo che peggio di questo non si può fare, ammesso che non facciamo più schifo di quest'anno, ma credo di no, sono ottimista. Dopodiché anche, ci vuole parecchio per fare. Anche il mio un augurio, cioè un saluto a Cesare, che purtroppo mi invitò la trasmissione, che ha creato questo bellissimo angolo di discussione che è molto simpatico. Antonio Comito, lo so che sei sanguigno, sei genuino, sei uno che vorrebbe spaccare il mondo, perché sei un ribelle, no? Sei come me, no? Sei ribelle, però talvolta dobbiamo considerare che noi siamo in pubblico, quindi... Ma noi abbiamo, io dico sempre, ma non perché vorrei giudicare, io purtroppo gli anni passati li ho trascorsi in un modo sempre migliore possibile per poter effettivamente fare quel salto di categoria. Loro si erano ripromessi di portarci in aereo, io mi auguro che l'anno prossimo questo li faccia ravvedere e li faccia programmare per le cose che effettivamente stiamo dicendo qui da 3 anni. Questa è la verità. Un saluto caloroso va naturalmente a Cesare, che è stato l'ideatore, colui che
ha fatto sì che io venissi qui in radio liberamente parlando, per cui un ringraziamento va al regista Alessandro e un ringraziamento a voi che mi avete sempre accompagnato. Alessandro è il regista ma è anche l'editore, quindi c'è un doppio ringraziamento, no? Perché poi lui ha creduto in questa trasmissione che ha ideato Cesare e si è andati avanti per tanti anni. Poi abbiamo qualcosa in comune, siamo milanisti tutti e due, simpatizzanti, perché sì, ci arriamo di nuovo questa cosa. È bene, qui siamo per parlare dell'Avellino. Sì, ma mo c'è non simpatizzanti. Voglio bene, non mi nominate altre squadre. Io quando veniva la simpatia ce l'ho, ma fuori dal discorso. Ma io venivo prima l'Avellino, io ho fatto il tifo dell'Avellino, non mi sono messo nei panni come hanno fatto i napoletani. I napoletani che hanno, che hanno tradito nell'anno in cui l'Italia giocò contro l'Argentina. Vabbè, adesso facciamo una cosa all'anno del 90, andati a 33 anni fa. Ma io queste cose me le ricordo sempre, per cui io dico sempre forza per lì, forza lupi e forza per lì. Poi eventualmente, come diceva lo speaker, no? Forza lupi, forza per lì. Fiore Carullo. E allora per primo consentitemi, come hanno fatto anche gli altri amici, di mandare un abbraccio forte forte all'amico Cesare. Io sono venuto qui anche perché l'ha voluto lui, era un amico caro, una persona per bene, un gentiluomo e soprattutto un uomo che credeva nei giovani, nei ragazzi. Non a caso li andava a intervistare, cercava di dargli fiducia e di dare entusiasmo ai giovani, anche a farli venire allo stadio. Quindi anche e soprattutto per questo, ma per tantissime doti umane, merita tutto il nostro applauso, tutta la nostra stima e il suo ricordo, come diceva Rauzzino, l'avvocato Rauzzino, deve restare imperituro. Per quanto riguarda la squadra, speriamo in bene, perché mi voglio augurare, caro Carmine e cari amici che ci ascoltate, che questa annata così piena di delusioni, di grandi, grandi amarezze, possa rimanere solo un bruttissimo ricordo. Però per fare ciò, caro Carmine, ci vuole l'impegno, il sacrificio, ma ci vuole soprattutto la buona volontà e individuare le persone giuste al posto giusto. La competenza. È la competenza, conoscenza, come tu la chiami. Bene. Poi un saluto a Carmine Osco. Grazie. Che stanotte ha fatto le 4, forse tutto è dovuto Carmine alla notte precedente, che avendo avuto qualche colichetto pure hai fatto tardi. È una battuta simpatica, buona serata a tutti, grazie per l'ascolto e per la stima e per l'affetto ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici che ci avete dato. Cioè io non posso parlare più? Perché vedo che hai salutato, no? Italiani, no, salutato per me. Italiani di Avellino, buonasera. Io mi prendo cura delle tue note. Ragazzi, mi prendo cura delle tue note. Non scherzate più, perché sennò Sandro ci taglia. No, volevo solamente dire che è vero, le 4 le ho fatte pure all'Avellino. Scherzi a parte, no, so che Fiore vuole trovare un modo originale. Avevo sentito che la notte di sabato pure è stata un po' tormentata. Però visto che siamo andati oltre, chiedo al buon Sandro di darmi ancora un minuto, perché c'è Filippo Laurenzano, un altro amico. Filippo, aggiungiti a tavola almeno per un saluto, anche perché avete mangiato insieme. Buonasera a tutti. L'originale, anche lui ci ha dato una mano, come Gloria Biancoverdi, tanti amici che hanno condiviso il nostro appuntamento. Filippo, volevo ringraziarvi innanzitutto per avermi ospitato in trasmissione per due volte, ovviamente il ringraziamento sempre a Cesare, che lui fu lui 3 anni fa a invitarmi e io stavo fuori, però non potevo venire. Per quanto riguarda questo campionato, è andata come è andata, purtroppo. La sei mezzo siciliano, no? Che hai trovato l'amore nella terra di Ipsaro Passione, provincia di Messina. Franco Ipsaro Passione. Da quelle parti l'Avellino è conosciuto molto bene, sono tifosi. È stato un giocatore dell'Avellino in Serie A. Sì. E lì l'Avellino era molto apprezzato. Lì in provincia. Poi con Messina siamo gemellati, lì Capodorlando. Dal 1984. C'era un po' di rivalità però nel basket tra l'Orlandina e la Scandura. E la Scandura. Poi dopo siamo scomparsi entrambi. Allora, siamo ai saluti. Io voglio ringraziare chiaramente Sandro Urciuoli per avermi dato la possibilità di proseguire l'impegno di Cesare Ventre,
che a sua volta mi ha dato spazio quando era lui a condurre questa trasmissione. Cesare già sa quello che ci siamo detti sempre, come abbiamo valutato insieme tutto quello che accadeva intorno all'Avellino, come abbiamo parlato di radio, come abbiamo parlato di musica, come abbiamo parlato di ragazzi, perché Fiori ha detto bene, era uno che era al fianco dei giovani e cercava di valorizzare i giovani, di aiutarli nelle loro attività. Non è facile trovare dei riferimenti, perché oggi ognuno pensa al proprio orticello e magari pensa alla propria famiglia, non si impegna per gli altri. Invece Cesare è uomo libero, persona per bene, trasparente, anche ribelle, perché poi aveva anche questo carattere, ma sempre, come dire, con grande educazione esponeva e sosteneva le proprie idee. Cesare mi ha trasmesso tanto, soprattutto nella convinzione che dei miei mezzi, che mi era mancata in un momento un po' difficile, tutti abbiamo momenti difficili, e la vicinanza di alcuni amici, anche qui presenti, ma di Cesare che adesso ci ha lasciati, è stata fondamentale. A Cesare mando un grande abbraccio, e non so, amico mio, se sono stato all'altezza nel sostituirti qui in trasmissione. Ci ho messo però passione, ci ho messo l'amore che hai dedicato tu all'Avellino e alla radio, e spero che questo, insomma, basti per darti una piccola soddisfazione in un momento in cui l'Avellino rattrista i nostri cuori. Mando un abbraccio a tutti gli amici che ci hanno seguito. Nella Race scrive: stanotte è stata una notte agitata un po' per tutti, ahimè, e in effetti è proprio così, nella notte agitata, però meno male che è finita. Grazie a Filippo Laurenzani. Buonasera a tutti e grazie, un abbraccio a Cesare. Grazie ad Antonio Rauzzino e Fiore Carullo che ci hanno lasciati, e grazie ad Antonio Vistocco. Buonasera, grazie. Aspettiamo chiaramente, Antonio, le tue novità diventino concrete. Grazie ad Antonio Comella, il Principino. Buonasera a tutti coloro che naturalmente hanno avuto la pazienza di ascoltarci per un anno intero, per cui un saluto va a Cesare di vero cuore. Ciao Cesare. Grazie per l'apprezzamento a Marco Mascia, che ha scritto una cosa molto bella ricordandomi anche il mio passato in radio. Grazie di cuore Marco. Grazie anche a te Nella, grazie Sandro Urcioli, grazie a voi tutti per averci seguito. È sempre triste quando termina una trasmissione. Faremo il possibile però per portarla avanti, Sandro, perché il nome di Cesare va onorato e questo spazio che era suo ci aiuterà a ricordarlo. Arrivederci a tutti. Buonasera. Buonasera. Radio Notte Stereo. A mente fredda. Commenti sulla partita dell'Avellino.